sarà Milan-Lecce. Partita che l'anno scorso finì 2-0, fece due gol Leao Tivona, non ricordo bene, ma so che primo lo fece lui. Tra l'altro era all'incirca metà aprile, quindi una sfida che si ripete. E per fortuna una cosa che non si ripete è il cammino, a dire poco, imbarazzante che abbiamo avuto l'anno scorso. La situazione oggi è tutta diversa. Giochiamo contro una squadra che, come ben sappiamo, lotta per la salvezza. Siamo senza Loftus-Cheek. E tra l'altro, guardando un po' i dati statistici, essere senza Loftus-Cheek vuol dire all'80% non vincere, perché di 5 partite senza di lui, una vittoria e tutti gli altri pareggi o sconfitte. Io mi attacco ai numeri, diciamo, dopo le partite, non prima. Non uso i numeri per fare pronostici, io sono uno che usa sempre dati di fatto più che altro. Però oggi, ragazzi, io, come dico sempre, quando affronti queste squadre con tutto il dovuto rispetto, tu devi vincere. Tra l'altro Pulisic trequartista, boh, speriamo bene. Tra l'altro trequartista, secondo me potevi anche rinnovare Adli, però vabbè, raga, non. Ormai il campionato, non dico che è una formalità, però poco ci manca. Io non credo che arrivare secondi dopo che abbiamo recuperato 7-9 punti alla Juve è un bel risultato, per carità, però non ci farei più di tanto hype, perché comunque tra terzo e secondo cambia veramente poco. Sì, è una piccola soddisfazione, però dovevamo fare di più sia in Italia che in Europa. Banda, Kristovic, Dorgu, Blin, insomma tutta gente che abbiamo visto all'andata metterci un po' i bastoni tra le ruote. In realtà poi i bastoni tra le ruote ce li siamo messi da soli, perché vincevamo 2-0 una partita che veramente non aveva storia. Siamo arrivati a un palo dal 3-0 nel primo tempo, e poi abbiamo fatto ciò che nella prima parte di campionato abbiamo visto spesso, ma l'abbiamo vista anche nella prima parte della seconda. Spegniamo il cervello e lasciamo giocare gli avversari dopo essere andati in vantaggio, anzi non solo, anche in doppio vantaggio. Maglia blu, viola, quello che volete voi che il colore sia, maglia bianca per il Lecce. E tra l'altro ricordo anche un Milan-Lecce nel 2012, tipo, sì, 2012, fecero gol Ibra e Nocerino, e tra l'altro anche lì erano inizio metà aprile, quindi devo fare un attimo un piccolo calcolo al volo. Era esattamente, no, era l'11 marzo 2012, sorry, era l'11 marzo. Però mi ricordo che c'era un sole che spaccava le pietre, quindi ho dato per scontato fosse aprile. Mentre quella dell'anno scorso era il 23 aprile. Sto guardando adesso i dati su internet. Vabbè, ragazzi, fatto sta che Milan-Lecce possiamo considerarla sfida di primavera. Sfida di primavera che doveva essere pure nel 2020, ma per via di ciò che sapete benissimo essere successo, diventò una sfida d'estate. Io non voglio sottrarvi altro tempo, non so se ci sarà un minuto di silenzio oppure no, però godiamoci questa partita e che vada il meglio possibile. Si inizia, ragazzi, batte il Milan, c'è un sole che chiamarlo sole è riduttivo, però speriamo che anche la partita sia soleggiata, dai. Ciao, si è fatto male. Alto e alto. Quando? Leo Hernandez la tiene dentro. Però c'è un calcio da. Ragazzi, primo fuori gioco della partita. Arriva dopo 1 minuto e 15. Oddio, però è una bella chiamata, ma è fuori gioco lo stesso. Teo, dopo la squalifica, oserei dire ingiusta, oggi vorrà fare buchi nel terreno. Però tanto la palla è del Lecce. Dall'altra parte Banda che rimette. Bravo, no, bravo, no, bravo, no. Qui il sinistro di Joan Gonzalez va molto. Si inizia molto con Gonzalez, ragazzi. Gol dello 0-1. Ragazzi, ma che sti ping pong qui, no? Che cazzo di senso c'hanno? Cioè, la palla spazza. Poi questo tira da fuori area, Maignan. Cioè, io capisco tutto, però è mobile, oh. Ciucuese è buono. In mezzo a due, scatenato Ciucuese, va fuori per Pulisic. Pulisic sinistro. Christian Pulisic, dopo 6 minuti, nel nuovo ruolo, col sinistro. Sinistro.
Sinistro. Non irresistibile, non irresistibile, ma stronzo, questo è un gol stronzo. Questo è un gol stronzissimo, perché ha fatto la cosa che meno il portiere si aspettava. Non ce l'aspettavamo noi, figuratevi il portiere. Chukwueze ancora una volta determinante. Sinistro, R1 cerchio palese e gol di CP11. In ritardo il difensore, che la palla non avrebbe mai preso, al massimo avrebbe preso Pulisic. Però se non la vedi partire, caro Falcone e Borsellino, questo è un gol che prendi 10 volte su 10. Sesto minuto, Milan avanti, gol di Pulisic. Adesso inizia un'altra partita. Ogni volta che Milan va in vantaggio lo dico, soprattutto perché siamo bravi a far pareggiare gli altri. Speriamo che tutto quello che ho detto sia inutile. Chukwueze bidone, sì. Le vedove di Sele Mekers. Leao. Contro due, Leao surfa praticamente alla sua maniera, poi Adli. Teo Hernandez, stop di suo. Teo Pulisic, cosa ha preso Falcone? Gli dice di no. Cosa ha preso? Gol sbagliato, gol subito, speriamo di no. Adesso il Lecce non ci sta capendo un cazzo. Dovrebbe essere il momento migliore per colpire. Capito? Chukwueze, bravissimo. Allarga. Verso Leao. Fuori. Sì, il Selemakers di turno, capito? Io non voglio fare lo stronzo, ma questa partita, ragazzi, basta vinta, come andava vinta all'andata? Rettifico. È uno che si chiama Kristovic, non posso non ridere, raga. Dai. Batte Adli, chiama lo schema. Adli dentro. C'è un gol di chi? Di Giroud. E segna anche al ritorno. 2-0. 2-0 con Lecce. Un attimo. Momento. 2-0 con il Lecce. È buono, ma io ho ancora i fantasmi in testa, ragazzi. A parte, non è la partita che mi pare. Non è neanche lontanamente la partita che abbiamo giocato l'andata finora. Però, bello. Bellissimo, ragazzi. Che torsione. Io pensavo l'avesse toccata Tomori. Invece, no, ha fatto tutto Giroud. Al minuto 20. Ma spalla. Capocciata. Grazie Oliviero, grazie, ci mancherai. Sei stato di più di quello che avremmo immaginato. Adesso voglio vedervi macinare, Guarda lì Adli come va ad attaccare il giocatore. C'ha la colla Adli. Palla persa, lui è il primo che parte con, proprio come il toro con le corna così. Oggi farete più di 3 gol? No, oggi non faremo più di 3 gol. Oggi faremo massimo 3 gol e poi ci si ferma. Magari pure 3-0, ma sempre massimo 3 gol. Noi abbiamo rispetto per gli avversari, noi non ci piace fare il quarto gol. In una partita così, secondo me è anche giusto non forzare più di tanto. A meno che la partita non si metta su binari oscuri, è giusto che magari si risparmino anche un pochino le forze. Fai 4-5 cambi, metti tutte seconde linee, Primavera, Terracciano e cose varie così. Spazio in libertà, può pennellare morbido per Gonzales che colpisce la traversa a Maignan battuto. Lo stavo dicendo, guarda, no. Se la partita matura così, che il risultato si consolida, potresti mettere Primavera? No. Con pazienza, no? No, non puoi. Cioè, Maignan, cazzo, fai qualcosa. Renditi utile alla causa. Lo so che contro la Fiorentina hai fatto la miglior partita stagionale. Non è che ci voglia tantissimo. Giallo per Cristo. Gesù Kristovic. No, anzi, Blin, scusate. Volevo fare la battuta, non ho potuto perché era Blin. Che poi giallo non è per fallo, ma per proteste. Prova a nasconderla e poi anche a crossare per Kristovic di testa. Chukwueze. Che succede? Qui si vanno a scontrare. Rosso. Un rosso diretto per Nikola Kristovic. Credo per un gomito troppo largo. Cosa? Bellissimo quello. Che cazzo è presidente? Ma vaffanculo. Rosso. No, devo un attimo capire. A parte l'ha visto in diretta, l'arbitro era 3 metri. Quindi sicuramente. Gioco pericoloso. Infatti, non avevo visto. Ora, poi al rallentatore. Ragazzi, io lo sentivo che Gesù Kristovic non avrebbe finito questa partita. E non per infortunio, non per sostituzione.
sostituzione, ma per altri motivi. E ragazzi, a volte le cose te le senti e succedono. Fischia. Finisce, ragazzi, finisce il primo tempo dopo 49 minuti. 2-0, Lecce in 10 uomini. Il Lecce un paio di occasioni ghiotte le ha avute, però direi che finora non c'è stata partita. Secondo me il 3-0 andrebbe fatto. Io non ho questa sensazione che il terzo e il quarto il Milan con veramente il minimo sforzo potrebbe farli. Deciderà il campo. Noi ci vediamo nel secondo tempo, ragazzi. È tutto a posto. Signori, secondo tempo, sopra di due gol, sopra di un uomo, vediamo di non far cazzate. Come è l'annata? Si inizia, hanno battuto loro. Mi sono invertiti Chukwueze e Pulisic. Ernest buono. Chukwueze, ma perché vi imbambolate così? Non sapete cosa fa davanti alla porta, dai, su. Ma tiraci una botta, no? Ma tiraci una botta d'esterno, di punta, di pisello. Adesso chiamarlo. Corre Anquist, quasi 60 metri palla al piede, c'è il contrasto spalla a spalla, regolare per Massimi, con Teo Hernandez che si riprende il pallone, intanto Anquist è rimasto a terra e il Milan frena. Forse ha preso poi sulla testa, no? La botta con Adli. Buona Andri per Leao, fallo. Leao, e sono 57esimo, Rafael Leao qua. Questo gol dividerà mari e monti, ragazzi. Dividerà cieli e terre sto gol, perché c'era il giocatore del Lecce a terra. Vedrete di cosa verremo accusati. Già Gotti tutta la partita che è zitto, adesso si è svegliato. C'era Anquist a terra col contrasto di Hernandez, è rimasto per terra. Adesso tutti a protestare, ragazzi. Tutti a protestare. Questo gol ne sentiremo parlare per tutta la settimana, se non anche quella dopo. Assist di Adli per Leao. Se non hanno questo gol, ragazzi, io chiudo tutto e me ne vado. Ragazzi, se viene annullato un gol così, 3-0, gol è confermato. Appunto, dai, su, forza. Non prendiamoci per il culo. Madonna, ma quando è che tornate in Serie B? Davvero, guarda. Applausi ironici, mandate a fanculo, va. Lì, o fermi il gioco subito, non lo fermi. Non l'ha fermato, sti cazzi. Andiamo avanti, su, 3-0. Vogliamo annullare sto gol? Rimane 2-0 in una partita in cui non avete fatto un cazzo. Quindi, direi che c'è veramente poco da protestare. Donna, dopo una cosa così vi farei pure il quarto e il quinto. Perfetto, grazie Luca. Cosa non da Milan, purtroppo. Ma perché siamo così spaccati? Dai. Perché? Ho trovato poi la conclusione con Almquist. Leao inventa Leao per Giroud. Ma trova solo l'esterno della rete. Poteva essere il quarto che non vediamo da una vita. Preferisco 3-0 che 4-1. Devo essere sincero, almeno un clean sheet. Teo. Occhio a Hernandez, fuori. Da fuori, traversa. Si stampa sulla traversa. Madonna, che gol veniva. Fuoco di Teo Hernandez. Teo, vabbè. Il pallone buono per Torre, con la testa, poi Renders. Renders, Bella giocata, mega giocata. Palla. 3 metri più verso il terreno. Più. Forse poteva essere gol. Anquist. Anquist. No. Uno contro uno con Hernandez. Passo a destro, prova a calciare. La parata di Meignan. Bravissimo Meignan, pure Adli. Su questo si appoggia, Chukwueze. Chukwueze dentro, Jovic! Ancora lì! Falcone para, poi ancora Jovic sul rimpallo. Peccato, volevamo il gol di Jovic, volevamo il ritorno di fiamma. Peccato. Parte lui, gliela lascia sempre col tacco Jovic. Leao, angolo! Ma anche con quella di Falcone in alto. Queste ultime due partite, ragazzi, Leao è irriconoscibile. Musa! Dribbling e destro, palla fuori. Vabbè, una fucilata tirato. Va bene, ragazzi, finirà 3-0. Noi 4 gol non li facciamo mai. Leao 90 minuti. Non lo so. Benasser. Poteva far entrare Okafor. Finisce, ragazzi, 3-0. Potevamo fare il quarto. Io non voglio essere. Vabbè, non siamo mai contento. Io volevo vedere il quarto. Perché noi più di 3 gol non li facciamo quasi mai. Solo in 3 occasioni quest'anno: Torino, Cagliari e Slavia Praga. E ragazzi, Milan che vince 4-0. Da contro il Napoli l'anno scorso che non lo vediamo. Qualcun altro quest'anno ha vinto 3 partite di fila 4-0. Mi piacerebbe alzare un po' sta media. Però vabbè, giusto anche risparmiare le forze in vista della partita di giovedì, che sarà molto tosta. Io spero vivamente che vada bene. Ci vediamo, seguitemi su Instagram, su TikTok. E ci vediamo, ragazzi, giovedì per Milan-Roma.